Buonasera a tutti, siamo in Piazza Nettuno per manifestare anche qua a Bologna e dire basta coprifuoco. Riteniamo che sia giusto adottare le misure utili per contrastare la diffusione del Covid, ma non crediamo che il Covid sia un virus che può avere una diffusione fino alle 22 e poi non la possa avere più. È il motivo per il quale chiediamo che vengano revocate delle misure che sono evidentemente insensate, quali appunto queste del coprifuoco alle 22. Una manifestazione che vi voglio mostrare perché credo sia importante anche far vedere che, diversamente dalle manifestazioni che abbiamo visto da parte di qualcuno, si svolge nel pieno rispetto delle regole, nel pieno rispetto del distanziamento e nel pieno rispetto di quello che deve essere evidentemente una rispetto delle regole. Allora sentiamo, basta coprifuoco allora, no? Che dici? Assolutamente, perché basta coprifuoco. Perché bisogna di lavorare. E questo è anche molto vero, perché c'è un problema legato anche al lavoro. Abbiamo ad esempio Francesco Beatini, che ahimè è nel settore probabilmente più colpito, quello dei ristoratori. Basta coprifuoco anche te oggi? Assolutamente, basta coprifuoco, vogliamo cominciare a lavorare anche alla sera. Sì, perché c'è da dire che non possiamo uccidere un'economia che è evidentemente già abbastanza provata, ed è quello il motivo per il quale eccoci. Siamo qua questa sera, vedete, ci terrei a far vedere come la manifestazione si svolga nel pieno rispetto di regole che a volte sono anche di difficile comprensione, dico bene? Esattamente, e ora perché anche io sono nella ristorazione, basta, non ci sono né ristori, non c'è niente, solamente un contentino che non serve a niente. Tra l'altro pochi istanti fa era anche venuto un po' di pioggia a dimostrazione del fatto che se in quel momento ci fossimo trovati all'aperto non avremmo più potuto mangiare. Luca Sassetti, uno degli animatori di questa iniziativa, spiegaci i motivi per i quali siamo qua oggi. Assolutamente, perché alza la voce, perché questo coprifuoco sta distruggendo l'economia della nostra nazione, quindi è fondamentale che il coprifuoco finisca nel breve tempo possibile, e nel breve tempo possibile, provvedimenti adeguati e... Temo che non molti sentono. Sara, anche tu oggi questa sera in Piazza Nettuno per testimoniare non alla contrarietà alle misure sul coprifuoco, ma al fatto che continuino ormai da mesi e mesi senza particolare ragione. Assolutamente sì, non c'è un motivo valido per questo coprifuoco. Noi ragazzi specialmente non ne possiamo più. Sì, perché c'è anche quest'altro aspetto dovuto alla socialità, all'assenza di una possibilità di condivisione di momenti che diversamente fino ad oggi sono stati fortemente contratti. E ringrazio Laura Tomasi, ciao Alessio, ciao a tutti, ciao ad Andrea. Andrea, ci vuoi spiegare in pochi minuti, in pochi istanti, i motivi per cui tu sei qua stasera? Perché siamo contrari a questo bavaglio che è stato messo totale e anche poco coerente con le difficoltà che sono reali. Crediamo che il virus sia un virus con un timer che dopo le 22 non ha più alcun tipo di positivo. Un virus vampiro che solo col calare delle tenebre inizia a contagiare, Alessandro. Assolutamente sì, io quanto si può anche fare una riflessione sul coprifuoco, però più che le 10 avrei fatto le 24, in modo che i ristoratori possano avere una cena, almeno un turno di cena completo. Che questo è molto vero, perché c'è anche questo tema che alle 22 bisogna essere a casa, quindi praticamente... Marco, della carta di credito marcato 21:59, posso andare a prendere la macchina e parcheggiarla o devo essere già a casa? Devi essere già a casa. Marco Lisei, il nostro consigliere regionale. Marco, in pochi istanti, se hai voglia di descriverci le ragioni di questa iniziativa. Questa iniziativa è che i negoziati sono in ginocchio, i ristoratori sono in ginocchio e noi continuiamo a mantenere delle misure che non hanno alcun senso logico, alcun senso scientifico. Gli autobus sono pieni, i mezzi di trasporto sono pieni, continuano ad esserci delle misure che non hanno logica, come il coprifuoco, che dovrebbe essere abolito ovviamente perché il virus non gira di notte come i pipistrelli. E allora grazie anche a Salvatore. Francesco. Manovra il coprifuoco non solo è inutile ma è anche dannosa, non aiuta l'economia e oltretutto costringe le persone a uscire tutte in uno stesso periodo, quindi proprio è completamente sbagliato, manovra inutile e dannosa. Stefano. Persino il comitato tecnico scientifico non ha detto nulla a riguardo. È vero. Politica voluta dal governo. Speranza dei suoi amici. Speranza che noi vogliamo che vada a casa. E allora vi vogliamo davvero ringraziare per aver voluto presenziare, esserci e vedere quello che si sta realizzando. Grazie a tutti voi che con ordine
e grande senso di responsabilità, diversamente da quelle che c'è qualcuno che ci sta anche prendendo gusto a tenere alta quella fiamma, ciao Laura, che però sta dimostrando come sia importante manifestare anche per la nostra libertà e per una semplice dimostrazione di civile, ma di dissenso rispetto all'iniziativa assunta. Grazie a tutti e buona serata.